le notizie del TG Ora. Fu scambiato per un affiliato al clan solo perché aveva il suo stesso modello di automobile. Fu per questo che il 13 novembre del 2009 fu colpito da una decina di proiettili ad Ercolano. Per quell'omicidio sono stati arrestati i mandanti ed esecutori e si è accertato che Salvatore Barbaro, la vittima in quella storia di lotta tra clan, non c'entrava assolutamente niente. Ucciso per errore. 4 le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, tutte ritenute esponenti del clan camorristico Ascione Papale. Un agguato, quello che fu messo a segno nei pressi degli scavi di Ercolano, che rientrava nella faida con il clan rivale Birra Iacomino. Le indagini hanno accertato che l'unica colpa di Barbaro, la vittima, era quella di avere la stessa automobile di un affiliato al clan rivale. Per 10 anni si è sottratta all'arresto assumendo una falsa identità. Nel frattempo si è sposata e ha avuto anche 3 figli. Una donna straniera proveniente dall'Africa, 49 anni, era ricercata dal 2006 quando fu coinvolta nell'operazione Santa Lucia che portò all'arresto di decine di persone in Campania, Lazio, Umbria e Toscana per un traffico di sostanze stupefacenti. La donna è stata rintracciata in un'abitazione a Qualiano, nel Napoletano, dagli agenti del commissariato di polizia di Giugliano. Secondo quanto sospettano gli inquirenti, la donna aveva assunto una falsa identità. Aldo Gionta non è il mandante dell'omicidio di Natale Scarpa, avvenuto nel parcheggio dello stadio Giro di Torre Annunziata il 16 agosto del 2006. La sentenza di assoluzione è stata emessa a chiusura del processo con rito abbreviato che si è tenuto presso il Tribunale di Napoli. L'antimafia aveva individuato nel boss poeta, figlio del capoclan Valentino ed oggi detenuto al regime del 41 bis nel carcere Opera di Milano, colui che aveva materialmente chiesto l'omicidio dell'anziano padre del capo dei Gallo Cavalieri, rivale dei Gionta, nella gestione del business illegale a Torre Annunziata. E sviluppo nelle indagini sulla faida che minaccia Casalnuovo. Fermati dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, 2 uomini per l'omicidio dello scorso 10 dicembre in cui venne freddato da un commando di 4 persone il pregiudicato Giuseppe Ilardi. Si tratta di Onofrio Mosti, fermato ad Arezzo, e Giovanni Gallucci Romano, rispettivamente zio e nipote, entrambi già noti alle forze dell'ordine, soprattutto entrambi appartenenti alla famiglia Gallucci, un tempo clan egemone proprio sul territorio di Casalnuovo. Secondo gli inquirenti, l'omicidio di Ilardi, insieme ad altri episodi criminosi, sarebbero tutti maturati nell'ambito della guerra tra i 2 gruppi criminali, Gallucci e Rea Verenruso, contrapposto per il controllo delle piazze di spaccio. Poteva avere conseguenze molto più gravi l'incidente avvenuto stamane dopo le 6:30 all'ingresso della metropolitana della linea 1 al museo archeologico. Una ragazza ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro l'ingresso della stazione. A causa dell'urto una porta in metallo è stata completamente divelta, mentre a fermare l'auto è stato un corrimano. Fortunatamente in quel momento non c'era nessun passeggero. Sul posto polizia municipale e tecnici dell'ANM. Un ex dipendente della Lenia, licenziato dall'azienda e in cura presso l'ASL di Casalnuovo, ha preso in ostaggio una 20 di persone, tra le quali un gruppo di turisti stranieri nei pressi del sito archeologico di Pompei. L'uomo 47enne, incensurato, residente a Casalnuovo, è giunto a Pompei a bordo della propria auto. Poco prima delle 16 del pomeriggio di ieri è entrato con un coltello in un ristorante e si è barricato minacciando di far esplodere il locale con il gas. Sul posto, vigili del fuoco e ambulanze. Dopo circa mezz'ora l'uomo è stato convinto ad uscire ed è stato arrestato.